ricorda per sempre il 5 novembre. Lunedì 5 novembre verrà discussa in Consiglio Comunale l'approvazione di una commissione per regolarizzare chi è in stato di necessità. La commissione sarà giusta se fatta nell'ottica di favorire le assegnazioni e di non giustificare o alimentare altri sgomberi, perché in tempi di crisi e con l'inverno alle porte ogni sgombero sarà insopportabile. Ci ritroveremo in una situazione assurda, in cui un vicino potrà chiamare Haller ottenendo lo sgombero di un occupante, mentre tutti sanno che non basteranno milioni di telefonate per segnalare un politico indagato per togliergli la sua poltrona, il suo stipendio o la sua villa. Così prima verranno a prendere ovviamente i giovani stranieri, perché tornano tardi la sera, disturbando la quiete. Poi verranno a prendere le famiglie numerose, perché i bambini giocano in cortile durante l'ora del riposino. Infine si prenderanno anche gli anziani, perché per sentire la TV tengono troppo alto il volume. E finalmente loro signori avranno un sacco di case vuote in più, e potranno continuare a occuparsi dei loro sporchi affari dentro i palazzi del potere, mentre fuori si infiamma la guerra tra poveri. Ricordati che la casa è un buon affare per politici corrotti, che il mattone frutta un sacco di soldi, che le speculazioni e le grandi opere fanno moltiplicare i conti in banca. Ricordati che pur di tenersi stretti i loro privilegi, magari un giorno verranno a prendere anche te. Da che parte stai? Scendi in piazza, di la tua, attivati, prendi parola. Ci vediamo lunedì alle ore 17 a Palazzo Marino.